Audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore. Femminile, ancora la stagione di Bitonto e Tiki Taka, l'ennesima sfida. Immagina il Palaflorio di Bari la sera della Supercoppa. Un saluto da Daniele Barone e Daniele Mannini. La squadra campione d'Italia e campione di tutto negli ultimi due anni, il Bitonto, due scudetti, due Coppe Italia, una Supercoppa da una parte, dall'altra la squadra che in questi stessi due anni, le pugliesi, hanno condannato al ruolo di seconda, il Tiki Taka di Francavilla a mare. E allora il pronostico anche stasera, necessariamente, caro Mannini, sulla famosa carta deve pendere, può pendere dalla parte il Bitonto. Le francavillesi, le abruzzesi, che armi hanno per opporsi a questa previsione? Allora, innanzitutto Dani, il Tiki Taka ha cambiato tanto, ha cambiato allenatore perché è arrivato Luca Chiavaroli al posto di Miss Gagliardo, è andata via Cortés appunto e Deborah Vanin, inserendo Soldevilla e Sarabutima davanti, si è un po' più rinfrescata, ecco, mettiamola così. Secondo me il Tiki Taka parte con non di certo i favori del pronostico, perché in questo momento il Bitonto sembra veramente un'armata, una dinastia, però noi sappiamo questa palla all'interno di questo 20-40 quanto può essere strana, no? Lo abbiamo visto anche nelle fasi finali degli scudetti, dove Bitonto proprio ha perso gara 1 da prima in casa dell'ottava, la kick-off, e quindi sai, è sempre una finale, è sempre 5 contro 5, è sempre un 20-40, però credo che il Tiki Taka debba fare la partita della vita sicuramente. Sperare che il Bitonto sottovaluti un po' il Tiki Taka, e poi sai, ti deve anche un po' dire bene. Ricordandoci che è vero, la squadra abruzzese ha cambiato allenatore, ha cambiato diverse giocatrici, ma insomma negli ultimi scontri diretti, quelli che valevano i trofei, comunque il Bitonto le sue partite se le è dovute sudare, i suoi trofei se li è dovuti guadagnare sul campo. Perché questo sport, lo sappiamo noi, è uno sport pazzo, lo sport del diavolo, come diceva qualcuno. E sai, l'abbiamo visto proprio nell'ultima finale scudetto, primo tempo del Bitonto devastante, è andata a riposo solo 1-0 e il parziale poteva essere più largo, si è rientrato in secondo tempo 1-2 Tiki Taka. E quindi sai, questo è uno sport che in un amen può cambiare, quindi veramente qua quando si parla di monetina è perché è uno sport particolare, non è come il calcio, anche se poi Dani, ieri è fatto una partita dove al 93esimo una squadra vinceva 2-0 e poi è finita 2-2, ecco, in un campo di 100 metri, figurarsi in un campo di 40. Qui sta cominciando lo spettacolo, intanto quello musicale, quello coreografico, aspettando quello che sicuramente ci regaleranno le ragazze di Bitonto e Tiki Taka. È l'inizio e il debutto della nuova stagione del calcio a 5 in Italia. Il calcio a 5 italiano si è dato un nuovo presidente, Stefano Castiglia, ovviamente presente questa sera in gradinata al Palaflorio di Bari. Lo ha avvicinato Pietro Mazzara. Presidente Castiglia, una settimana molto lunga, quello che ha appena fatto, si conclude quest'oggi a Bari con la Supercoppa Femminile, il suo primo grande evento da presidente. Che settimana è stata e che giorni sono stati dopo le elezioni? Diamo il là oggi qui a Bari, un grandissimo evento, il movimento femminile che tanto amiamo come divisione calcio a 5, spalti pieni, sarà un grande spettacolo, quindi felicissimi di iniziare col futsal femminile questa nuova stagione. Ecco. Una settimana, mi chiedevi, una settimana estremamente impegnativa in giro per l'Italia, presente sui territori, accanto alle società. Questa è la mission che vogliamo dare in questo quadriennio olimpico. Ecco, parlava del futsal femminile che alza il sipario sulla stagione, quarto atto tra Bitonto e Tiki Taka, che sta diventando una classica.
è anche questo un fattore, cioè incominciare a costruire queste partite per dare visibilità al movimento? Queste sono partite fondamentali per dar visibilità al movimento, la dice lunga la presenza di pubblico, la dice lunga, come dire, l'atmosfera che c'è attorno alla settimana prepartita. Parliamo di due realtà assolutamente, forse anche le due oggi più importanti a livello del futsal nazionale, e questo che serve per far crescere sempre più la nostra disciplina. L'ultima cosa che le chiedo, è iniziato il suo mandato, non c'è stato praticamente tempo di respirare, cosa ci dobbiamo aspettare nel corso dei prossimi mesi? Già nell'ultimo consiglio direttivo avete dato le prime linee guida per quelle che saranno non solo questa stagione ma anche quelle a venire. Ma abbiamo fatto dei piccoli correttivi che servivano per migliorare alcune sfaccettature, siamo tanto sul pezzo, ho avuto una settimana piena, come dire, di visite istituzionali che mi hanno fatto tanto piacere, ho incontrato il presidente Gravina, il presidente Abete, il presidente Pacifici, il responsabile degli arbitri a livello nazionale, ho incontrato tanti presidenti in queste settimane, e questa la strada, voglio una divisione calcio a 5 con tanta credibilità che stia accanto ai territori, ma soprattutto che stia accanto all'interno, come dire, delle forze politiche del calcio italiano. L'ultima cosa che le chiedo, ha incontrato anche il ministro dello sport Abodi, che cosa ne è venuto fuori? Ma guarda, è stata una bellissima cena di beneficenza, quindi un atto che fa bene al cuore, ho avuto modo di poter stare una decina di minuti col ministro Abodi, anche lui amante della nostra disciplina, gioca settimanalmente a calcio a 5, quindi è stato un bellissimo momento, una bellissima esperienza, e ho colto l'occasione per invitarlo a un nostro prossimo evento. Grazie. Il nuovo presidente della divisione calcio a 5, 36 anni, giovanissimo. Per uno sport che ha già delle radici importanti e che questa sera dunque rimette il pallone in movimento. Tra poco comincia la finale della Supercoppa Bitotto contro Tiki Taka. Adesso piccola pausa e poi torniamo dal Pala Florio di Bari. La Supercoppa è stata sistemata al centro del campo del Pala Florio. Tra poco andranno a cominciare Bitonto e Tiki Taka per alzarla questa coppa tra quanto un'oretta e mezza, un paio d'ore, poi vediamo, ricordando che alla fine dei tempi regolamentari, se ci sarà parità, si va ai supplementari, 5 minuti per ogni tempo, se dovesse perdurare la parità 5 rigori e poi eventualmente ad oltranza. Prima delle formazioni, a proposito di regolamento, Daniele, quest'anno si comincia con delle novità regolamentari. Sì, la prima è quella di un altro arbitro davanti alle panchine. Prima ce n'era uno che insomma stazionava lì sulle panchine, ora ce n'è uno, non è per panchina, è un po' per lato del campo, no? Due occhi in più in uno sport così veloce servono sempre, è in fase sperimentale, quindi per adesso quest'anno lo vedremo nei grandi eventi. L'altro è un po' sul fallo di mano, dove si sta un po' più tendendo a non ammonire più su un fallo di mano, si parla di volontarietà e involontarietà, tutto ciò che è involontario oggi sarà anche un tiro verso la porta, se il braccio ovviamente è
in linea con il corpo e non va a aumentare volume, si tende un po' a non dare cartellino giallo. Queste sono le due novità di quest'anno. Vedremo se già durante questa serata la seconda novità verrà in qualche modo vista e valutata, e come valutata. Allora, le formazioni, abbiamo chiaramente le scelte, i quintetti di partenza di Chiavaroli e di Mazzuoli. Cominciamo con il tiki taka, uno in porta Duda, la 8 è la Bertè, Brenda Bettioli con la 11, Ana Soldevia, uno dei neacquisti del tiki taka, con la 2, l'altra Butima, 23 entrambe reduci dalla loro esperienza con il Città di Falconara. E adesso Mazzuoli con le sue ragazze, campionesse d'Italia, naturalmente una parata di stelle a cominciare dal portiere Iosi De Oliveira, 7 Diana Santos, 5 Tampa, 9 Renatinha, Renata, poi la chiameremo in un modo o nell'altro, ma insomma è una delle più forti giocatrici del mondo. E a proposito di giocatrici forti, molto forti, Miss 1500 gol in carriera, mamma mia, mi spaventa soltanto a dirlo, Lucy Lea. Mennini fa delle facce un po' strane. Ora è allora io, ora è io soltanto su Lucy Lea ho quattro fogli in cui ho scritto un po' di robe su di lei. No, io credo che, sai, leggevo in settimana che Elon Musk ha detto che a breve si andrà su Marte. Elon Musk si dovrebbe un attimino informare meglio, perché qualche marziana qua già ce l'abbiamo e le hai nominate tu. E no, a parte gli scherzi. Tra l'altro Lucy Lea, nata il 20 giugno 1983, 41 anni. E fa ancora la differenza. 41 anni e fa la differenza, e sai, è proprio diventato un modello, no? Oggi le bambine crescono, vogliono fare quel ruolo, voglio diventare Lu, perché lei veramente è da due decenni che è lì. La giocatrice che ha segnato più gol in assoluto con la maglia del Brasile, e parlavo proprio pochi mesi fa con l'allenatore oltre 80. Non... dovremmo aspettare tanti nipoti prima di vedere un'altra Lu. E per fortuna che è in Italia, ha scelto l'Italia ormai da diversi anni, prima con la Lazio e poi insomma ora per fortuna che quarta ce l'abbiamo. Quarta stagione a Bitonto. A proposito di nazionali, intanto diamo questa notizia succosissima, e cioè che la nazionale brasiliana, che ha rivinto l'ennesima Coppa America, sarà ospite del Bitonto a dicembre, una settimana di allenamenti congiunti, e quindi anche per gli appassionati di futsal e i bitontini, insomma, un'occasione importante per vedere la nazionale migliore al mondo. In tribuna invece non poteva mancare Francesca Salvatore, che CT della nostra nazionale, che ha appena fatto 10 gol alla Slovacchia in una gara di preparazione per il mondiale, il primo mondiale del calcio femminile, del calcio a 5 femminile, che si giocherà nel 2025, perché tra Bitonto e Tiki Taka, Dani, ci sono tante nostre nazionali, ovviamente, essendo le due squadre migliori o tra le squadre migliori del nostro campionato. Sì, sicuramente Nicoletta Mansueto, che oggi è squalificata ed è in tribuna, Sara Butima, Adriani Bertè, Brenda Bettioli, diciamo che Alessia Grieco, me ne starò scordando sicuramente qualcuna, però ovviamente queste due squadre, essendo molto forti, danno un contributo molto importante per la nazionale italiana. È una nazionale italiana che è in continua crescita, sicuramente non è la Slovacchia un test attendibile, noi siamo molto più avanti come movimento, come individualità, come tutto, però è una nazionale che innanzitutto nell'ultimo anno si è incontrata spesso, e questo sta inevitabilmente facendo crescere il livello delle nostre ragazze azzurre, perché avevamo bisogno di tanti incontri, si devono conoscere, si devono allenare per far salire il livello della Serie A è un livello molto alto, quindi ci si può allenare tutto l'anno già con i propri club, ma poi quando l'Italia chiama, l'Italia chiamò, si fanno trovare pronte. Avete prima visto inquadrato in panchina Luca Chiavaroli, nuovo allenatore del Tiki Taka, come ricordava Daniele Mennini. Tra l'altro lui è stato allenato da Mazzuoli per 4-5 stagioni, giocatore della Ponzio, sono pescaresi, abruzzesi entrambi, tra l'altro è pescarese anche Francesca Salvatore, la mia terra, caro Daniele Mennini, continua a confermarsi terra florida e bacino importante di riferimento per questo sport. Ma al di là dell'appartenenza geografica, voglio chiederti, Luca Chiavaroli, che cosa
può dare o che cosa pensi darà di diverso rispetto a colei che l'ha preceduta in panchina? Ma guarda, io non ho mai avuto la fortuna di essere allenato né da Sally Gagliardo né da Luca Chiavaroli, quindi sai, bisogna essere lui un po' dentro. Ex allenatore anche dei portieri, insomma, tu di portiere te ne intendi, ha quel tipo di preparazione. Adesso è chiamato a dire, eccolo l'abbraccio tra i due allenatori, tra i due conterranei. Sì, a proposito di Abruzzo, anche Marzuoli è abruzzese, anche Francesca Salvatore è abruzzese, quindi l'ho appena detto. CT della Nato. Sì, no, è anche è un abbraccio gigante questo che vi state dando, Abruzzo. No, io guarda, non so quello che possa portare Chiavaroli. Sicuramente è una squadra che ha un po' meno pressione, perché questi anni il tiki-taka, sai, avendo una delle giocatrici più forti come Deborah Vanin, aveva quest'ombra, no? Deve vincere. Ora probabilmente gioca un po' più libera il tiki-taka dal dover far qualcosa. È intervenuta sul mercato perché, avendo perso Vanin e Cortés, è andata a sostituirle con Sara Butima, nostro pivot della nazionale, che è una giocatrice che a me fa impazzire, una qualità tecnica e tattica, un'intelligenza superiore alla media. E poi è andata a mettere un altro bel tassello dietro, no? come Soldevilla, un bel mastino lì dietro. Io credo che servirà del tempo a Luca Chiavaroli per far inserire queste due ragazze nel corso del gioco. Una squadra abituata sempre a giocare con il 4-0, ora bisogna vedere come Sara Butima si possa inserire in questo 4. Lei è un pivot strano, non è il classico pivot tipo Lu, che può giocare spalle porte, fronte porta. Lei piace allargarsi, lei piace andarsi a prendere la sua zona, quella sinistra d'attacco. È un pivot dotato molto anche fronte porta, e poi ha una capacità di essere al posto giusto al momento giusto che in pochi hanno. Quindi io credo che questo sarà il lavoro che dovrà fare mister Chiavaroli, l'inserimento di una giocatrice come Sara Butina in un contesto di gioco che era un po' diverso rispetto a quella che era abituata la 9 azzurra. Aspettiamo, ma è questione di attimi, l'ingresso in campo delle due squadre. Il gruppo arbitrale, arbitro 1 Romano, 2 Colombo, 3 Basile, 4 Cannizzaro, il cronometrista è Ivo Colangeli. Eccolo il gruppo in maglia gialla, adesso dietro di loro le giocatrici di Bitonto e Tiki Taka, la squadra campione d'Italia in nero, in bianco e poi giallo-rosso il Tiki Taka di Francavilla a Mare. L'accoglienza festosa della gente del Palaflorio, la tribuna è tutta piena anche per questo appuntamento. Bari e la Puglia hanno risposto alla grande. Adesso, prima del match, chiaramente le note dell'inno nazionale italiano, l'inno di Mameli.
l'inno di Mameli, ma adesso invece un minuto di silenzio, di raccoglimento per un doppio saluto a chi ci ha lasciati: Totò Schillaci, eroe d'Italia 90, amatissimo dai tifosi del calcio italiano, ma anche il ricordo di Alberto Lorenzin, il presidente del Kickoff, scomparso qualche settimana fa. Presidente, gli applausi sono per il presidente Castiglia, che ha in mano una maglia della Kickoff con il cognome appunto di Alberto Lorenzin. Una grave perdita questa, gravissima per il calcio a 5 italiano. Alberto era un amante di questo sport, di una squadra storica come la Kickoff, e se n'è andato via troppo presto. Portata alla finale scudetto nel 2018, nel 2019 vinse la prima Coppa Italia, il primo titolo, il primo trofeo per quel club. Sai, lui aveva una capacità, io ho avuto la fortuna di far parte della Kickoff per un anno, e lui era proprio il presidente. Sai quando si sente parlare, no, di presidenti? E lui era proprio un presidente, cioè sapeva fare il presidente, aveva sempre una buona parola per tutti, se c'era un qualcosa che non andava lo risolveva, si metteva sempre in prima fila, ci metteva la faccia. Questa non ci voleva Dani per tutti noi, e auguriamo alle ragazze e a tutto lo staff tecnico, Riccardo Russo in primis, di poter avere un'annata, non dico serena perché non è serena, però insomma di poter sviluppare al meglio il loro amato sport. Un saluto a Pietro Mazzara, che ci accompagnerà da bordo campo nel racconto di questa finale di Supercoppa. Pietro, emozioni, sensazioni, umori, adesso che mancano davvero pochi minuti prima che si batta il pallone d'inizio. Pietro, ben ritrovati anche da bordo campo e buon inizio di stagione. Volevo soffermarmi su quello che è stato lo sguardo di Adrieli Bertè, di Brenda Bettioli, che hanno giocato proprio per la Kickoff. Erano estremamente commosse le due ragazze. Sensazioni da bordo campo, un po' quello che diceva Daniele Mennini, caro Daba, ovvero in casa Tikitaka sembra che l'uscita di Deborah Vanin abbia sgravato l'ambiente di tutte quelle pressioni che hanno avuto, diciamo, nel corso dei tre atti precedenti, perché questo è il quarto atto, come hai ricordato anche tu. In casa Bitonto il non aver cambiato praticamente nulla sul mercato dà quella sensazione di compattezza e di forza che le grandi squadre hanno, però occhio, perché il pronostico potrebbe dire sicuramente Bitonto sotto tanti punti di vista, ma chi ha poco da perdere, forse chi gioca libero mentalmente, e qui passo la palla a Daniele, può essere molto pericoloso. No, sicuro. Allora, la premessa è che è sempre meglio avere Vanin in qualsiasi squadra di qualsiasi, cioè questa è la premessa. Io credo che alla fine un po' questa cosa che il Tikitaka non abbia vinto le ultime finali un po' abbia intaccato l'umore, quindi sai, questo cambio può portare un po' di freschezza, no? Sicuramente da un punto di vista tecnico non c'è match, si perde. Se tu perdi Deborah Vanin, a meno che non la sostituisci con un altro paio, penso a Emily Marcondes, giocatrice del Burela, penso a Mandigna, penso a Camille, però sai, stiamo parlando di quel tipo di giocatrici lì, ecco. Sicuramente Sara Butima è una giocatrice che io veramente fa impazzire. Il Tikitaka io penso che possa dare tanto fastidio a questo Bitonto. Adesso il minuto per Totò Schillaci.
Siamo pronti, prontissimi per Bitonto Tiki Taka per l'assegnazione della Supercoppa del futsal femminile. Parte la squadra pugliese. Che in questo primo tempo, vi ricordo in maglia nera, attaccherà da destra verso sinistra. Il primo pallone lo giocherà Lucy Leia Renner Minuzzo. Diana. Un altro aspetto da verificare è il tipo di difesa che attuerà. La formazione di Cavaroli. L'anno scorso giocava con dei cambi, un attacco in prima linea con i cambi. Quest'anno vediamo se mantiene sempre la difesa. Buti, ma subito con un pallone interessante, indirizzato, pensato per Brenda. C'è il primo intervento difensivo di un certo livello del Bitonto. E primo angolo per il Tiki Taka, anzi no, rimessa laterale. Palla giocata dietro per Bertè, poi Butima prova a contrastare senza riuscirci Diana Santos, esce male il portiere e poi rimedia il guizzo di Iosi. Prima ha fatto un po' di confusione, poi però ha recuperato e sul suo rilancio Bitonto guadagna rimessa laterale. Sì, perché Iosi non si aspettava un retropassaggio così ravvicinato, quindi era andata già uscita imparata per mettere le mani e poi quindi ha dovuto mettere gli arti inferiori. Tampa dopo lo scambio con Renatignà. Butimà vuole ripartire, glielo impedisce Diana Santos, ancora Butimà di forza, Butimà se ne va, Butimà provvidenziale il recupero di Tampa. Ok, ci chiedevamo se l'inserimento di Sara Butima all'interno del gioco del Tigre, poi direi che in 63 secondi, 64, insomma già abbiamo visto tutti i pericoli passare dai suoi piedi. Lucy Leia, riparte ancora il Bitonto, palla allargata da questa parte per Diana, per Renata, pardon, e salvataggio di Duda. Molto bene questo 2 contro 1 da Lu, che ha visto con l'altro occhio Renata, che se l'è portata sul suo piede meno nobile, ovvero il destro. Molto Tappa, brava Duda. Palla sul mancino, esce senza creare troppi problemi a Duda. Il nome che ha sulla maglia, Eduarda Suček, terza stagione a Francavilla, MVP dell'ultima finale scudetto. Cresciuta tanto la ragazza. Eccola ancora Butimà, lo scambio con Bertè, scivola Butimà, non sarebbe forse comunque riuscito ad arrivare sul pallone. Poi c'è il fallo di Bertè, è una delle nazionali italiana. Batte il Bitonto, ma bisogna ribattere. Bitonto invece in fase difensiva, Tappa. Sempre una difesa molto iper individuale, quindi non si cambia, si segue. Sbagliato qui Tampa, tra l'altro un ex, giocato proprio con il Tiki Taka prima di trasferirsi in Puglia. Sara Butima, Soldevia. E ora possiamo notare una cosa, come Sara Butima, proprio perché il Bitonto gioca una difesa individuale, vuole spostare da lì Diana Santos, quindi il suo primo movimento è subito a scendere in basso proprio per spostare da lì la numero 7 in black. Soldevilla Butima, Bettioli, fermata Lucy Leia, qui ha toccato, sì, e allora angolo Tiki Taka. Buona partenza con personalità della squadra di Chiavaroli. Tocco dietro per il sinistro poi di Brenda Bettioli, il capitano della squadra giallorossa. Palla però distante dalla porta di Iosi. 25 trofei vinti in 14 anni
giocati in Spagna per questo formidabile portiere brasiliano, classe 82. Lusileia, fermata bene da Soldevilla, che però poi sbaglia l'appoggio per Brenda Lusileia, ancora con la parata di Duda nel duello ravvicinatissimo. Butima, c'è deviazione da parte di Diana Santos, rimessa tiki taka. Scambio tra Soldevilla e Butima. Poi non c'è il collegamento giusto invece tra Brenda Bettioli e Butima. Rimessa nero-verde. Tampa. Alla sua sinistra c'è Diana. Passaggio corto, facile. Va a ricevere ancora Lusileia. Perde il duello con Soldevilla, palla alzata al centro, non può intervenire Brenda Bettioli. Tampa l'aspetta, la fronteggia Brenda, ancora il recupero per un attimo di Tampa. Soldevilla, Bertè, Butima, larga sulla banda sinistra, ancora Bertè, è lei che tocca per ultimo, la rimessa è per il Bitotto. E ormai Renata è veramente, fa tutto, anche in fase di difesa, l'abbiamo visto quest'anno, prima l'hai citata nel collegamento prepartita Dani, quando il Bitotto ha perso la finale di Champions con il Benfica, lei ha fatto un torneo incredibile, sia in fase di possesso che in fase di non possesso, di personalità, si faceva dare i classici palloni che nessuno voleva, che scottavano anche sulla linea di porta. Ha fatto una crescita questa ragazza, che già è una roba, la cosa più vicina che c'è a un UFO, e veramente ha avuto una crescita, non tanto dalla metà campo in su, perché lì era già qualcosa di incredibile, ma ora una fase difensiva, una cattiveria quanto difende, che è veramente di livello. Colpo di testa di Soldevilla, che si mette in traiettoria per impedire che il pallone arrivi tra i piedi o comunque nelle vicinanze di Lusileia. Potrebbe essere sempre questo un problema per la difesa, per qualsiasi difesa. Difende ancora bene il tiki taka Sara Butima. La pressione del Bitonto. Esce il tiki-taka con un pallone alto. Lusileia prima di lei, però ancora Soldevilla che poi tocca. Arrivano i primi cambi per la panchina di Chiavaroli. Tornato in panchina Butima. Entrata De Siena, un'altra ragazza nel giro della nazionale, bisognerà vedere ora, credo che non è un pivot come sarà Butima, è più una laterale, quindi credo che Lusileia trattiene il possesso palla, poi con forza, ma solo per un attimo, ancora aveva recuperato Bertè, palla poi scaraventata verso la porta avversaria, finendo però lontano. Grieco e Pernazza adesso in campo per il Bitonto. Anche Marzuoli comincia con le rotazioni. Diana, lo scambio con Renata, che va in scivolata ma non trova il pallone, l'appuntamento mancato di pochi centimetri. Entra anche Guidotti nel tiki taka e va a piazzarsi davanti. Bella questa palla di Diana Santos, quasi visionaria per l'attacco sul secondo della 9, che non è riuscita ad arrivare in tempo. Ora sono usciti tutti e due i due pivot titolari, credo che nelle fila del Bitonto si vada a mettere Renata o Grieco a turno. Guardate la pressione intanto da parte di Brenda Bettioli e poi la conclusione di Bertè, ci mette le mani Iosi deviando, una botta forte molto minacciosa. Ma lei ha calcio. Ci riprova
Salvataggio poi di Grieco che prova a portare fuori il pallone, guadagna quantomeno una rimessa affidata a Renatignà. Grieco, le finte ancora, palla sul sinistro, non passa, ne ha tre attorno, addosso, da lì non può fare molto. Prova la transizione sulla banda a sinistra, Bertè, fermata, c'è rimessa per le abruzzesi. Rientra Sara Butima. Bordocampo Pietro Mazzara. Lavagna tattica, Chiavaroli è soddisfatto delle linee e soprattutto delle distanze che hanno preso le sue ragazze in fase di non possesso palla. Dall'altra parte Marzuoli continua a invitare le sue ragazze a cercare di isolare e calciare. Ci ha provato Duda da portiere a portiere, poi rilancia Iosi. Duda ha fatto in tempo a rientrare all'interno della sua area di rigore. La porta rimane per un attimo scoperta. Gioca il Bitonto, possesso per le campionesse Italia. Renatignà si sposta sulla sinistra. Tiki-taka ancora con De Siena, destro, c'è una deviazione anche di Renatignà, non inganna però Iosi. La partita è comunque vivace, 0-0, partita giocati aperta. 7 minuti. Partita apertissima, tutte e due le squadre stanno giocando per fare gol, non si lucra sul risultato, non si lucra sul gioco, ognuna con la propria identità. Nicoletti, poi Tampa. Bitonto secondo me non riesce a dare cambio ritmo in questo momento, non riesce ad andare su come sappiamo che gli alti del Bitonto sono tanto alti, e il tiki-taka in questa fase riesce a tenere bene, anzi Iozzi ha già compiuto 3-4 interventi. Sade via, finta, la tiene, poi recupera il Bitonto, brutta palla persa dal tiki-taka. C'è bisogno di un grande intervento di Duda per tenere il punteggio inchiodato sullo 0-0. Qua lo rivediamo, qua brutta palla persa da Soldevia, soprattutto con una tiratrice come Tampa che ha incrociato. Bravissima Duda a fare quel mezzo passo in avanti per andare a coprire più specchio e poi spaccata con il destro. Batte Chiara Bernazza, il colpo di testa di Soldevia. Non riesce Duda a evitare un altro angolo, il secondo consecutivo. Palla filtrata all'interno dell'area di rigore. Le mani poi di Duda, attentissima. De Siena, Guidotti. Ancora De Siena. Palla per Guidotti. La chiusura di Susanna Nicoletti. Eh sì. Non è molto convinta qui della scelta arbitrale che assegna la rimessa al tiki-taka. Aspettata con lo sguardo questa parallela dalla 17, è stata molto brava De Siena a mandarla in porta. De Siena, la palla è fuori. Batte Tampa, adesso Nicoletti. La tiene Pernazza. Tampa attaccata, pressione feroce ma ritenuta fallosa da parte di Adrieli Bertè, dice no, non c'è fallo, l'arbitro la pensa diversamente. Sono d'accordo con l'arbitro che il piede d'appoggio di Tampa è stato portato via. Che aspetta nella propria metà campo, no? Sa che magari andare a prendere una squadra come il Bitonto e lasciarsi dietro 30 metri potrebbe essere pericoloso, bisogna farlo però con la giusta aggressività, perché se non attacchi bene la palla nella tua metà campo le ragazze di Marzuoli hanno calciatrici, lo abbiamo visto prima Tampa, quindi bisogna chiudere bene quelle linee passaggio e attaccare sempre la palla forte. Il rinvio di Soldevia,
per Butima, a bordo campo Pietro Mazzara. Proprio su questo aspetto il tecnico del Tiki-Taka Chiavaroli sta continuando a dire a Butima non andare a pressare da sola, e poi c'è l'accoppiata fissa Tampa Bertè quando la 5 del Bitonto è in campo. Evidentemente hanno studiato proprio questa marcatura individuale specifica per evitare appunto che, che Tampa possa arrivare a calciare liberamente. La chiusura di Bertè, buono il disimpegno, viene via il Tiki-Taka con Sodevia da una banda all'altra. Butima, lei sbaglia invece l'appoggio per Anna Lucia Prenna. Prodotto vivaio, costruito in casa, è un po' anche questo quest'anno c'è all'interno del Tiki-Taka, portare delle ragazze cresciute in casa in prima squadra. Francavillese infatti Anna Lucia, classe 2002. Tampa, ancora lei, davanti vuole palla Lucilea, Tampa la gioca, sempre Tampa viene a ricevere sul tocco di Diana Santos, poi Soldevia a chiudere per la rimessa di nuovo del Bitonto. Diana Santos chiama in causa Yossi fin dentro la metà campo avversaria, il pallone appoggiato, Lucilea a destro, palla lontana rispetto alla porta di Duda. Sono cominciati gli ultimi 10 minuti di primo tempo. Butima, l'appoggio buono per Bettioli che perde palla però. Wow. Il recupero di Alessia Grieco. Diana Santos, Lucilea, palla che non passa, ci vuole riprovare la 10. Ancora Grieco, Lucilea, controllo, non può tirare da lì, insiste il Bitonto. Tampa, uno contro uno, fermata Tampa, e allora di nuovo in avanzamento il portiere. Occhio che la porta è rimasta incustodita per qualche istante. Diana Santos va a ricucire il gioco. Grieco, Butima, interrompe l'azione del Bitonto. Butima, vediamo se tira, lo fa. Rientra Renatigna nel Bitonto. E c'è time out. Il primo time out della partita. Andiamo a sentire con la telecamera lì vicino vicino una cosa, Luca Chiavaroli. Quando ci cominciano a schiacciare dobbiamo usare le mani, altrimenti siamo dentro la porta. Avete visto quello che fanno? Poi giustamente cercano di entrare dentro la porta. Cerchiamo di portarlo un po' più su. C'è un momento in cui cominciano a girare, saliamo un po'. Ok, perché sennò diventa difficile, ci mettono a 7 metri. Ok, ci hanno fatto 2-3 occasioni. Dobbiamo stare attenti là. Ok, quando vogliamo recuperare un pochettino, tu, quando vogliamo recuperare, esci tu, prendi la palla e recuperiamo un pochettino, se no è dura così, Ok, dai, io te l'ho chiamato per respirare, respiriamo, ok, dai, però bene. Lasciami dire, al di là delle considerazioni tecniche che affido a te, marcato accento pescarese, l'ho riconosciuto bene. Abbastanza, però vedi, questo gli ho richiamato per farvi respirare, che l'ha detto per ultimo, perché è vero, perché gli ultimi due minuti erano un attimino in difficoltà, ma non tanto nella fase difensiva, perché loro stanno difendendo bene nella loro metà campo, non si devono far schiacciare, quando poi si abbassano devono essere un po' più veloci a risalire su, altrimenti il Bitonto se ti mette lì, no, stile rugby, no? Quando parte la mischia può fare tanto male. Ha drizzato le antenne verso la panchina del Bitonto invece Pietro Mazzara. Pietro, che ci racconti? Che Marzuoli ha preso il canovaccio tattico della fase offensiva, l'ha preso e l'ha strappato davanti alla situazione difensiva del Tiki-Taka che difende bassa, ha detto a Lucilea è inutile che vai così profonda perché ci schiacciamo, viene all'indietro anche a giocare degli uno dei due contro uno, a cercare comunque di stanare il Tiki-Taka. Altra indicazione a Renatigna, non andare per forza nell'imbuto se non c'è spazio per dribblare, torna indietro e giriamo la palla, dobbiamo stanarle. Diana Santos, Renatigna, Diana,
il sinistro di Tampa. Ancora Renatinha, si avvicina al gol il Bitonto, ma non c'è gol, ha perso pure una scarpa Renatinha. Controffensiva Tiki Taka, sta arrivando Guidotti, palla sul destro, ci prova, palo, ancora la traversa clamorosa di Adrien Liberté, palo e poi traversa del Tiki Taka. Visto squadre più fortunate del Tiki Taka in questa azione, qua è stata brava Iosi a toccarla, poi Bertè abbiamo detto è una gran tiratrice, forse ora c'era bisogno del Fabbro perché la traversa è stata completamente detonata. Doppia clamorosa occasione per il vantaggio del Tiki Taka dopo che invece si era accesa la scintilla anche dentro l'area di rigore della stessa squadra abruzzese. È sempre 0-0. Era partito un 4 contro 3 perché Renata nel tiro di prima, che nel frattempo stava anche protestando perché mentre ha tirato, che poi è stata molto brava Duta, ha detto all'arbitro guarda che mi ha levato la scarpa sul piede proprio di tiro. Quindi poi il Tiki Taka è partita col 4 contro 3, si è trovata in superiorità numerica. Un tiro di Guidotti che non era fortissimo ma era molto angolato. Polpastrello di Iozzi sul palo, sulla respinta, come abbiamo detto, perché pallone un po' scomodo qui di Renatinha per Tampa, infatti si scusa la 9 con la 5 che non riesce a gestire il passaggio della compagna. Rientra intanto Anna Soldevilla, spagnola ma ormai di fatto italiana di adozione, decima stagione nel nostro paese, nel nostro campionato per lei. Restano da giocare 7 minuti in questo primo tempo. È una bella finale, anche se ancora senza gol. Pallone alzato per Renatinha. Esce benissimo Duda. Era uscita benissimo dai blocchi Renata su questa palla scodellata sul secondo. Non si sono capite Desien e Soldevilla, se non ho visto male. È stata molto brava Duda, che oltre tecnicamente che è migliorata tanto, soprattutto negli uno contro uno, sui tiri da fuori era già, si vedeva che aveva qualcosa in più. Ora è cresciuta anche da un punto di vista tattico, di letture, riesce a mettere un ordine alle informazioni con una rapidità notevole. Lucy Leia, spalla alla porta, difende il possesso. Renatinha, poi Tampa, deviazione, poi palo, forse anche traversa. Poi è proprio Duda che nel prendere la palla dà proprio una gomitata in faccia alla compagna, che rimane per terra. Si tratta di Guidotti. Per chi conoscesse poco il futsal femminile, ricordo ancora che quando sentite da me, da Dani Mennini, Renata Renatinha, stiamo parlando della stessa persona. Lei sulla maglia ha scritto Renata, però in tanti la chiamano Renatinha, insomma anche noi. Quando fa dei gol dei suoi la chiamiamo tutti Matti per Adana Matti, che è il suo cognome. Esatto. Celebre coro che i tifosi ternani le hanno dedicato quando era nella squadra Umba, appunto. Perché nella Ternana giocava Avenatti, l'uruguaiano, peraltro nel calcio a 11 maschile, e quindi hanno mutuato coro. Sì, esattamente, questo coro. Quante sì. Ne sai, caro il mio Daniele Barone. Torniamo alla partita. Fermata De Siena, rimessa per lei però. Ora quello che sta mancando secondo me al Tiki Taka sono un po' di connessioni con Butima. Vedi anche questa palla sbagliata in uscita. E allora prova ad approfittarne il Bitonto, che va a sfiorare ancora il vantaggio con Tampa. Lei ha visto una deviazione che gli arbitri invece non hanno visto. Butima di testa, fa quel che può arrampicandosi praticamente sulle spalle di Lucy Leia. Butima è un pivot non da lancio di 20 metri, Butima è un pivot che va servita su un passaggio da 7-8, è questa un po' la sua forza, passaggio da 20 metri, lei fa fatica. La scivolata di Soldevilla, che sta giocando una partita di grande applicazione in marcatura su Lucy Leia. 5:30, poco più da giocare in questo primo tempo. Bello, vivace, mi sta piacendo, un gran bel Tiki Taka, mi sta veramente piacendo per abnegazione. Grieco,
con la ribattuta di Sodevia davanti alla sua porta. Brenda Bettioli, c'è il fallo di De Siena che commette appunto questa infrazione, torna in panchina, viene ammonita. E vedi qua come hanno funzionato, no, la comunicazione con gli auricolari, con gli archetti fra arbitro 1 e arbitro 2, perché lo stava ammonendo l'arbitro 2, poi De Siena stava andando al cambio e quindi con l'archetto l'arbitro 2 ha detto all'arbitro 1: la ammonisci tu visto che sta venendo dalla tua parte. Una delle quattro giocatrici del Tiki Taka a vestire anche la maglia della nazionale italiana, Diana Santos, Renatinha, Diana Greco, Renatinha, pallone scodellato, c'è sempre il muro di Anna Soldevia. È già ripartito il tiki taka con Brenda Bettioli, si accentra Brenda Bettioli, il tacco, ancora Butima, e il vantaggio del tiki taka. Ci sono voluti due tentativi, alla fine passa Sara Butima, 0-1. Sempre lei, Dani, gestita molto bene questa ripartenza, e ora lo andiamo a vedere, questa è la parte finale dove Bettioli era stata bravissima con una sovrapposizione. Diana Santos in un primo tempo l'aveva presa quella palla, poi è finita due volte su Sara Butima, la prima la sbaglia, stai sicuro, la seconda no. 1-0 tiki taka, e ti posso dire una cosa, ma proprio meritato, meritato bene. Si conferma goleador di razza Sara Butima, 31 gol in 35 partite con la nazionale, tra l'altro ne ha segnati 4 pochi giorni fa contro la Slovacchia. È lei che sblocca questa vivace, bella e fin qui equilibrata finale di Supercoppa. Ex giocatrice del Pescara, del Breganze e ultimamente, come ricordavo, del Città di Falconara. Tutto nasce, vedi, perché in questo momento il Bitonto ha un po' troppo fretta, non riesce a trovare spazi e stanno forzando le giocate. In occasione della ripartenza del gol è Renata dalla banda di destra, quindi dalla sua banda forte, perché poi lì ti punta, ti porta sull'esterno per accentrarsi e calciare il sinistro, ha cercato una palla in un'ora di traffico molto molto di punta, quindi bisogna avere più pazienza. Questo fallo, e invece l'arbitro dice che si può andare, semaforo verde per il tiki taka. Bloccata Butima, recupera ancora con grinta la squadra di Chiavaroli, stanno giocando una partita feroce a livello di attenzione, di, come dicevo prima, di applicazione, le abruzzesi. Diana Santos, ma il vantaggio ti dà, il vantaggio ti dà forza, ti dà energia mentale, ti mette qualche grammo di ossigeno in più nei polmoni. Diana Santos destro, palla ribattuta proprio di fronte alla porta di Duda. Butima, vediamo se parte il tiki taka, ancora Butima, Iosi legge perfettamente questa palla e va ad anticipare l'autrice del gol del vantaggio del tiki taka, che intanto rimette in campo Anna Lucia Prenna. Riparte bene perché tutte queste situazioni che poi difende ora le sta tramutando in azione pericolosa. Sono stati 3-4 minuti in cui non riuscivano più a uscire, in cui non riuscivano più a trovare le connessioni con Butima, però ora insomma stanno ripartendo bene. Renatinha, e poi il tentativo di Grieco, colpito male qui, non c'è deviazione, torna in panca Sara Butima, torna dentro Bettioli, si muove lateralmente, ecco la Prenna, perde palla, prova a recuperarla, poi un minimo di scintille con Grieco. Si può ricominciare. Greco, Renatinha, sposta palla sul mancino, tira, traiettoria alta però, torna dentro Tampa,
Brenna. Soldevia, la pressione del Bitonto. Guidotti. Bettioli. Il tocco ultimo è di Alessia Grieco. La rimessa è delle giallorosse. Di Chiavaroli. Guidotti. Brenna. Lusilea per un attimo, ma la sua è soltanto una deviazione. La rimessa è ancora per la squadra che in questo momento è in vantaggio 1-0 grazie al gol di Sara Butima. Soldevia. Guidotti. Pallone le scappa via. Lusilea, controffensiva Bitonto. La conclusione da lontanissimo di Diana Santos, deviazione angolo. Deviazione ancora di Guidotti. Altro tiro d'angolo. Greco. Va su Bettioli, Lusilea! Sinistro che se ne va al lato. Troppo largo per impensierire Duda, troppo stretto per far sì che poi sul secondo palo potesse arrivare Tampa. Altra bella palla recuperata dalla 20 in nero, ovvero Alessia Grieco. Incassato il gol dello svantaggio, il Bitonto sta chiaramente adesso provando a dare più aggressività al suo gioco. Tiki Taka regge. Greco. Tampa. Greco. Diana Santos. Vedi come cercano, no? Come scannerizzano per trovare Lusilei e la trovano solo dal lato perché lì in mezzo non fanno passare una palla. Diana Santos. Altra conclusione larga. Non riesce il Bitonto ad inquadrare la porta di Duda, che rilancia alto con le mani. Guidotti cerca un controllo con il tacco, non lo trova. Greco si lamenta per un fallo che non c'è. La rimessa del Tiki Taka. Bertè. Duda. Un minuto e 25 da giocare in questo primo tempo. Duda attaccata da Grieco, butta palla un po' davanti, Guidotti è troppo lontana, la rimessa è del Bitonto. Sì, perché in prima linea sia Grieco che Lusilea stavano iniziando a chiudere linee di passaggio della seconda linea pescarese e stavano avvicinandosi al pallone. Allora Duda ha preferito buttare via il pallone in avanti per far riposizionare le proprie compagne all'interno della propria metà campo. Diana Santos, Lusilea, Guidotti su di lei. Scontro tra giocatrici, diciamo, esperte. Ancora Bitonto, Lusilea nel cuore dell'area del Tiki Taka, si gira in un lampo. La parata di Duda che però la stava aspettando. Però quando ti schiacci troppo questo è il pericolo. Poi il movimento da pivot di Lusilea veramente. Movimento Lu. Yossi. Eccola, va a ricevere, si gira, palla nel mezzo, nessuno in maglia nera riesce a toccare. Adesso insiste forte il Bitonto. Tiro di Tampa, di Diana Santos. Sta soffrendo il Tiki Taka, che collettivamente sta facendo una grande gara, perché stanno difendendo dove non ci arriva una, stai sicuro che ci arriva un'altra. Centimetro per centimetro ci stanno arrivando su queste palle. Lusilea. Che sia una sporcatura, che sia un tiro in porta, tutto. Ultimi 10 secondi di primo tempo, rimessa a Bitonto. Palla nel mezzo, ma palla direttamente tra le mani di Duda. Che alza. Colpo di testa
di Grieco, ultima azione del primo tempo, Lucy Leia sulla sirena, finisce il primo tempo al Palaflorio di Bari, Bitonto 0, Tiki Taka Francavilla 1, il gol di Sara Butima, al microfono di Pietro Mazzara. Sara, avete fatto un primo tempo straordinario sotto tutti i punti di vista, specie in fase difensiva, il tuo gol ha sbloccato la partita, state creando tanti problemi al Bitonto e questa è la partita che avete preparato. Sì, sì, più che altro dobbiamo pensare prima alla difesa e dopo cercare contropiedi e le occasioni che abbiamo dobbiamo mettere in porta. Avete isolato tanto Lucy Leia, non gli avete fatto arrivare tanti palloni, anche Renatigna, pochi uno contro uno, con questa intensità potete vincere la partita. Ci proviamo, è quello lo scopo e speriamo alla fine che avvenga questo, no? Grazie a Sara Butima, Daba. Ecco, Sara ha detto una cosa secondo me importante, dobbiamo pensare prima a difendere e questo e poi ad attaccare e poi a ripartire, perdonami. E questo è un po' il cambio, no? che ha dato Luca Chiavaroli, che l'anno scorso magari è una squadra che giocava tanto, prima di tirare in porta gestiva almeno 10 passaggi con un bel gioco di 4, qua sì, molto concreta. Palla a Sara, e però attraverso una costruzione del gioco dal basso, non è palla lunga e pedalare, no, assolutamente. E quindi credo che questo è già un primo cambio significativo nel gioco del tiki-taka. 1-0 tiki-taka alla fine del primo tempo, adesso piccola pausa, poi con Daniele Menini, con Pietro Mazzara torneremo per il racconto di questa finale della Supercoppa del futsal femminile. A tra poco.
Eccoci, torniamo in diretta dal Pala Florio di Bari. Bitonto tiki taka per la Supercoppa del Futsal femminile. La squadra abruzzese avanti 1-0 grazie al gol di Sara Butima. Con Daniele Mennini siamo pronti per rivedere quello che è successo nei primi 20 minuti di partita. Una partita che è rimasta equilibrata fino al momento in cui appunto Butima quell'equilibrio lo ha spezzato. Ma soprattutto il primo tempo, per lo sviluppo di gioco Daniele Mennini e per il gol, per il risultato, ha confermato ovviamente quello che si diceva in fase di presentazione. Il Bitonto è favorito, ma in uno sport come questo mai dare niente nulla per scontato, niente, perché poi sai, non è casuale questo vantaggio, attenzione, perché qua abbiamo rivisto già il tiro di prima di Bettioli, ricordando proprio che il tiki taka questo vantaggio se l'è anche meritato, strameritato, perché non è che Duda non abbia preparato, appunto lo abbiamo appena visto su questa conclusione di Tampa, però il tiki taka ha creato. Qui vediamo il doppio legno, il primo questo qui con Guidotti, poi a Bettioli che ha completamente spaccato la traversa, è andata due volte vicina e già Iosi aveva fatto due begli interventi prima poi di quella transizione che ha permesso con il 3 contro 2 a Sara Butima di siglare un gol, no? Quello che sta mancando secondo me al Bitonto è la serenità e la tranquillità, vogliono cercare il gol a ogni palla fra i piedi con una squadra così bassa. Eccolo qua, qua rivediamo, qua Diana già fa un piccolo capolavoro, qua bravissima Iosi a contrarre il primo, poi non il secondo che da dentro l'area, veramente è una sentenza la numero 23, per fortuna di noi tifosi italiani, perché poi non scordiamoci che è la pivot della nazionale. E quindi il tiki-taka se l'è costruito sulla fase di difesa, sull'abnegazione di tutte a difendere forte, sapendo di giocare contro una squadra che probabilmente in questo momento ha più talento, e qua Luce lo ricorda con questa piroetta da giocatrice da pivot puro, però poi si adeguano tutte, si sacrificano tutte, raddoppiano, triplicano, cercano di chiudere quanti più spazi hanno. Bisogna vedere se fisicamente ora il tiki-taka, che ha speso molto e non sta girando in tante, ce la farà per altri 20 minuti a difendere così, e soprattutto non a difendere così, a ripartire, perché se tu pensi solo che per 20 minuti devi difendere e basta, allora poi è dura, perché loro prima o poi, se non le metti in pericolo e non le fai correre indietro alle ragazze del Bitonto, allora lì sì che ti possono far male. Altre considerazioni le voglio da te tra poco, adesso ancora una piccola pausa e poi torniamo.
Ed eccoci di nuovo in diretta da Bari, amici di Sky Sport, pronti per ricominciare con Bitonto Tiki Taka per la Supercoppa del Futsal femminile. Vi ricordo ancora, come vi ricorda la grafica, che il Tiki Taka, grazie a un gol di Sara Butima, è in vantaggio 1-0. Abbiamo tratteggiato in qualche modo, Daniele Bennini, il primo tempo di Lusileia, perché da lei ci si aspetta sempre qualcosa di importante. Un paio di giocate ci sono state, ma nel complesso è stato il suo talento depotenziato dalla grande fase difensiva del Tiki Taka. Mi è piaciuto molto il lavoro di Anna Sodevia, ma non solo il suo. Grande lavoro di gruppo, sicuramente il Tiki Taka di questo primo tempo, dove hanno veramente organizzato bene la propria fase di difesa, si sono messe lì all'interno dei propri 20 metri, chiudendo quante più linee di passaggio possibili, e non è facile contro il Bitonto, perdendo pochi duelli individuali, e non è facile contro il Bitonto, e soprattutto non hanno mai rinunciato a ripartire, ad attaccare, che sia una superiorità numerica, che sia in parità numerica. Sulle transizioni hanno fatto male, perché Iosi ha dovuto levare un paio di castagne dal fuoco, i pali hanno dato una mano al Bitonto, quindi io credo che questo gioco del Tiki Taka stia mettendo in difficoltà la formazione di Marzuoli, e ora credo in questo primo tempo due tre cosettine le sia andato a rivedere, perché forse Lu lì in mezzo fa un po' più fatica, non deve andarsi a prendere una palla troppo profonda, perché se no poi non hai la profondità per giocare. Credo che si debba spostare un po' più sul lato e probabilmente dovrebbe forse andare a sicuramente alzare i giri delle giocate, ma poi deve spostare da lì Bertè o Soldeviglia, che nella loro zona, che è quella centrale, stanno veramente vincendo tutti i duelli, quasi un 4, e poi un po' più veloce questa palla deve correre, perché altrimenti se non la fai muovere la difesa, sai, stando ferma già sta marcando il pallone. Squadre che sono tornate in campo e sta per cominciare il secondo tempo. Il Bitonto con il quintetto di partenza, che è quello con il quale aveva cominciato anche il primo tempo, e c'è Iosi in porta, 5 Tampa, 7 Diana Santos, 9 Renatigna, 10 Lusileia. Il Tiki Taka con Duda, con Sodevia, con Bertè, con Butimà e con Bettioli. Stessi quintetti. Esattamente. Comincia la squadra abruzzese in vantaggio 1-0. Sodevia a cercare Butimà, c'è il tocco in ultimo di Diana Santos. Butimà, Diana Santos stringe la marcatura, altra rimessa per le giallorosse di Luca Chiavaroli. Non so se l'avevamo detto abruzzese. Ecco il destro, palla che diventa un pallone per Butima. La conclusione di Adrieli Bertè. Resta davanti, resta dentro la metà campo il Tiki Taka con questa rimessa laterale. Sinistro di Bertè, di Bettioli, pardon. Ah sì, ormai questo cambio di regolamento già attuato da un paio d'anni, dove non servono più i piedi fuori, quindi Lusileia ha permesso, dicevamo, l'invenzione di nuovi falli laterali, lo abbiamo appena visto. Renatigna, arriva Tampa che colpisce male con tutto esterno. Duda, Sodevia, Butimà. La pressione di Diana Santos la costringe praticamente a tornare sulla linea di fondo campo. Resiste Butimà. Poi con mestiere, diciamo, si prende la rimessa al fondo. Bettioli subito in verticale, proprio per Butimà. Buono il movimento. Bettioli con il pallone spinto fuori da Tampa. Rimessa Tiki Taka. Soldevia, Bettioli, Sodevia,
per te dietro Duda. Avanza ancora il portiere del Tiki Taka. Vuole avventurarsi pericolosamente per la sua squadra verso l'area di rigore avversaria. Quasi passa, ma molto rischia. È perché loro quando si mettono a difendere così con di due, è vero che ti è proprio quello, quello che ti vogliono indirizzare ad andare lì in mezzo. E lì Duda non ci deve cadere, perché poi loro lì ti vanno a chiudere, no? Tipo schiaccianoci fanno, ok? Ti invogliano ad andare in mezzo per poi andarti a chiudere, a crearti l'imbuto. E se poi perdi le palla lì, sono guai. Qui la perde palla Bertè, che poi sgomita con l'avversaria. Lusileia invece perde l'attimo buono per controllare e tirare. Giallo per Renatinha. Proteste per le proteste. Noi stavamo vedendo, io personalmente, non so tu Dani, stavo vedendo dall'altra parte l'azione. Non ho minimamente visto l'abbraccio di Bertè a Renata. Si sono proprio, sì, ho buttato un occhio, stavano proprio sgomitando. È stato un braccio anche un po' alto dell'una contro l'altra. Ecco qua. Sì, direi abbracci e non come biscotti, ecco. E neanche molto affettuosi. No. Si ricomincia finalmente. Si muove Renatinha, va a ricevere. Non funziona però lo scambio a sinistra con Tampa. Duda. Palla verso Bettioli. La palla passa, invoca la rimessa per sé. Lusileia e la ottiene. Diana Santos. Renatinha. È il gol del pareggio di Tampa. All'improvviso la saetta di Tampa. 1-1. È stata brava qui Tampa, perché è partita dalla banda del suo piede forte per sul rientro e poi ha sposto e ha calciato sotto le gambe di Bettioli, che in quel momento inevitabilmente, spostandoti laterale, devi muovere, vedi come le apre qua, perché giustamente si deve spostare laterale, anticipa il calcio sul primo e da qui nessuno può fare nulla, perché neanche Duda da lì perdi quel tempo di gioco per spingere, anche se è sul tuo lato forte. Qui c'è solo da dire Tampa, come ti si difende così in indietreggiamento? Trova un grande angolo tra palo e portiere. Tampa 1-1. Un paio di minuti e mezzo di partita in questo secondo tempo. Il Bitonto, campione d'Italia e squadra che detiene la Supercoppa oltre che la Coppa Italia, ha pareggiato. Soldevia. Aveva riconquistato palla il Bitonto. Bordo campo Pietro Mazzara. Per panchina Bitonto, come puoi ben immaginare, Daba si è un po' sciolta quell'aura di ghiaccio che c'era proprio sulle facce delle giocatrici anche di Marzoli alla fine del primo tempo. Tampa, terzo gol in una partita in cui si assegna un titolo da ex dopo aver deciso la finale scudetto e anche con il timbro in Coppa Italia Genova. Ottiene rimessa Lusileia. Sta imprecando Chiavaroli davanti alla sua panchina. Diana Santos. Tampa di nuovo. Diana Santos. Lusileia va a raccogliere il pallone. La spinge un po' fuori Anna Soldevia. Si è rinnovato il duello, sicuramente tra i più interessanti già visti nel corso del primo tempo. Fischi del pubblico qui, ma niente per gli arbitri. Si gioca. La palla diventa adesso di nuovo buona per il Bitonto, perché c'è rimessa. Diana Santos. Tampa.
Larga destra c'è Lusileia. Quello che dicevamo prima, Dani. Arriva per la battuta volante Tampa, non colpisce, non prende il pallone di fatto. Che ora Lusileia deve spostarsi, perché lì in mezzo fa molta fatica a ricevere palloni, e lo abbiamo visto nelle ultime due azioni. Lei poi si può spostare sia a destra che a sinistra, perché veramente sì, è ovvio che di piede destro ti vai a spostare sul lato sinistro d'attacco per ricevere palle a spalle porta, però lei si può spostare anche sul lato sinistro, non cambia la qualità delle sue giocate. Diana Santos, Lusileia, petto e poi destro che va nella direzione opposta rispetto ai desideri del capitano del Bitonto. Sì, non essendoci la profondità deve andarsela a prendere sull'ampiezza, poi certo quando inizia a piovere questi praline così delicate è tutto più facile. Ora però il tiki-taka non si deve abbassare, nel senso non si deve far schiacciare e soprattutto deve ripartire, ok? È rientrata De Sien nel tiki-taka, è rientrata anche la Guidotti. Per te Bettioli, l'aspetta Lusileia, palla che filtra, Guidotti, tocco di ritorno per l'inserimento della stessa Brenda Bettioli, la parata in uscita di Iosi. Renatigna, destro, colpisce male. Senza Sara Butima, ora eccoli qui che si mette in apertura di 4. Poi l'esterno va a prendere la posizione di pivot e si gira a 3. Bertè, giocata verticale per Guidotti. Bettioli, questo è un cambio significativo, questa gestione tutta del pallone a sinistra, palla interessante dentro Bertè, De Siena, Guidotti. Torna a sinistra Bertè, Guidotti fa girare il tiki taka. De Siena porta a casa la rimessa. Giocati i primi 5 minuti di questo secondo tempo, 1-1. De Siena le strappa il pallone Diana Santos, poi Lusileia non ha colpito bene neanche qui. Sì, perché Renata era andata a prendersi la linea di passaggio e non aveva attaccato il secondo, vedi? È rimasta indietro. Greco, Lusileia, raccoglie, Lusileia, ancora Lusileia, la palla è sul mancino. Poi lo gioca di nuovo col destro dietro per Greco. Renatigna, Lusileia, riapre dietro Diana Santos. Greco, Diana Santos, Renatigna, Lusileia. L'aspetta come al solito Anna Soldevia. Renatigna sta puntando. Poi Duda. Guidotti. Gioca dietro per il suo capitano, Brenda Bettioli. Greco recupera. Con la puntata. Greco prova a spaventare ma non ci riesce. È stata data una palla in verticale troppo lenta per Guidotti che si è fatta anticipare. Poi lì Alessia Greco deve fare meglio. Giocatrice con le sue capacità da 8-9 metri, dotata di un calcio veramente sopra la media. Da lì deve colpire meglio il pallone. Era entrata Sara Butima. E adesso invece davanti il Bitonto a Chiara Pernazza. Nicoletti, Renatigna, si accentra, prova col mancino, palla distante rispetto alla porta di Duda. Butima cerca un controllo parecchio complicato. Greco, siamo nel cuore della partita, è 1-1, vi ricordo, in caso di parità, tempi supplementari e poi eventualmente anche rigori.
Pernazza, Nicoletti. Era Greco, pardon, per Nicoletti. Non ha trovato l'aggancio. Tredici da giocare. Sondevia. Spinge male il pallone. Questo errore di stanchezza, Non è tecnico. Renatinha. Renatinha ancora. Sodevia. Può ripartire anche la De Siena. Palla per lei. Ha toccato però Prenne poi. Scivolata, tentativo complicato, ma ci ha provato comunque Alessa Greco. Sì, ora andiamo a vedere se su hanno quella reclamato palla... quelle sì, del tiki taka per un presunto fallo di mano. Tocco di mano di Prenna, cioè, da dire di Pernazza, però vedi, è in scivolata, anche se ora dobbiamo capire quanto fosse appoggiata a terra o quanto fosse al momento del tocco indietro, quindi diciamo non in asse della scivolata, perché il tocco mi era sembrato anche a me. Prova a passare Tampa, fallo su di lei. Curiosità, il Bitonto ancora non ha commesso un fallo nella partita. Il primo tempo si è chiuso con 4 falli commessi e nessuno subito. Pernazza, fermata. Sta entrando Nicoletti. Greco, Tampa. La ferma De Siena. E poi però non riesce a guadagnare la metà campo avversaria, perché Tampa reattiva nel recupero. Qui ancora rischia molto il Bitonto, ma attacca sempre con Tampa. Esce Duda, la porta rimane vuota. Mano. Fallo di mano di Prenna, giallo e ovviamente rigore. La palla non era diretta in porta, era diretta fuori. Per questo è spiegato il motivo del giallo e non del rosso, perché non è in porta, no? Ora lo andiamo a rivedere. L'intervento nettissimo con la mano di Anna Lucia Prenna. Occasione d'oro per il vantaggio del Bitonto. Il pallone se l'è preso Greco, che poi lascia l'Usilea, ovviamente. Questo ha detto l'arbitro, no? Ha detto non era in porta, era fuori. L'Usilea contro Duda. Fischio arbitrale. L'Usilea! Quasi ci arriva Duda, ma il gol del 2-1 del Bitonto. Aveva indovinato l'angolo, aveva indovinato anche il tempo con cui andarla a prendere. Ora devo capire se l'ha toccata con la mano e la voleva bloccare, oppure l'ha toccata con l'anca, però mi sembra che con le mani l'abbia toccata. Con le mani non riesce a darle la forza per spingerla via. Vedi? Non è riuscita a dare quel tocco verso l'esterno. Presa anche con, diciamo, la parte bassa del palmo, quindi lato mignolo per capirci. Ha rovesciato la partita il Bitonto. Sotto 1-0, adesso è avanti 2-1. Aveva intuito la direzione del rigore di L'Usilea Duda, ma quel pallone non l'ha preso, come non prende questo Anna Sondevia. Qua Sondevia, se avesse controllato bene il pallone, infatti ha alzato gli occhi al cielo e se l'è presa un po' con se stessa, perché qui era un 2-1. Bordo campo Pietro Mazzara. Perché ti racconto qual è stata un po' la reazione della panchina del Tiki Taka su quella palla persa da Duda. All'inizio volevano
un fallo, poi le compagne, qualcuna gli ha proprio urlato Duda, come per dire cosa stai facendo, e da lì poi è nato, diciamo, tutto lo sviluppo dell'azione che ha portato al calcio di rigore. Ovviamente panchina Bitonto, Marzuoli non molla un secondo la pressione sulle sue ragazze. Attacca ancora il Bitonto, lo fa con il destro di Tampa, deviazione rimessa nero-verde, 11 da giocare, siamo praticamente a metà di questo secondo tempo. Pallone alzato per Lusileia. Anche se manca 11, secondo me, io penso che il tiki-taka potrebbe anche iniziare a pensare al portiere di movimento. Butima lavora palla sulla banda, poi non può fare molto nonostante l'inserimento di Bertè. No, perché sai, secondo me la squadra è stanca e quindi potrebbe recuperare energie con la gestione del possesso, magari fare i primi due minuti per recuperare energie, quindi andare un possesso non per fare male, ma quindi un possesso diciamo per recuperare energie e poi magari poter andare a spingere. Il recupero di Bettioli. Bertè, davanti cesso De Biglia, sta arrivando anche Guidotti, buono il pallone per lei, il tocco in mezzo ancora per Bertè, si accontenta, diciamo così, della rimessa. Il tiki-taka, bordo campo Pedro Mazzara, intanto c'è un giallo per Luca Chiavaroli. Pietro, ti confermo il giallo per Chiavaroli, ti confermo che sulla panchina del tiki-taka stanno incominciando a girare le magliette del portiere di movimento con gli assistenti di Chiavaroli che le hanno lì, incominciano a muoversi, non sono più ripiegate come prima. Evidentemente la lettura di Daniele Mennini era corretta. Sodevia, brutta palla questa, riparte ancora il Bitonto, palo pieno, paratona, colpito da Tampa. Secondo me l'ha parata anche Duda, l'arbitro non credo l'abbia dato, ma secondo me l'ha toccata col piede, sai, qui palla che non si dà mai, banda a banda, una palla di 20 metri, molto pericolosa, palo, solo palo. Bettioli. Secondo me lo sai che con la punta la tocca. 10 giocati, 10 da giocare. De Siena, Bettioli. A destra c'è Bertè, riceve lei. Bettioli. Greco va in pressione, non riesce il colpo di tacco a Bettioli. Greco nel mezzo, Lusileia, e chiusa una gabbia intorno al 10 del Bitonto. Poi Bertè risolve la pratica buttando il pallone più lontano che può. È perché qui secondo me Lusileia poteva pisare, no? Quindi questa palla suolata all'indietro, se non ho visto male c'era la corrente di Ana Santos, invece non se l'è sentita. Tampa, Diana Santos, non la molla De Siena. Diana Santos deve tornare all'indietro. Lusileia viene a ricevere sulla destra. Tampa. Diana Santos. Tampa. Palla per Lusileia, che va a fare il movimento dentro l'area. Poi ne esce. Tampa. Si scontra con Bertè, che fa un buon lavoro di copertura. Attaccata. Bettioli. In verticale. De Siena in lontana però. Allora ancora Bitonto. Tampa. Ancora Lucy e poi Grieco. E il gol del 3-1. Il Bitonto allunga. Percussione ripetuta del Bitonto fino a trovare il gol del 3-1 con Alessia Grieco. Duda una volta può mettere una pezza, Duda può mettere anche la seconda pezza. Lo rivediamo qua, primo tiro parato, secondo tiro parato, poi ovviamente non è che può fare tutto. E ora portiere, e ora time out casa tiki-taka, dove secondo me si andrà a parlare del portiere di movimento. Poi glaciale la venti in nero però, anche col piede sinistro. Due parate di Duda e sentiamo il time out.
Bello! Facciamo, tiriamo un pochettino dietro, là, e cominciamo a girare la palla in tranquillità. Quando ci sta la possibilità di fare l'Italia, ci avviciniamo un po'. Prenda, passaggio, conduciamo, prima di prima, se arriva qua, se ci sta la possibilità di girare il calcio. Altrimenti, prenda, ma con calcio, non ti volte e qua si ricomincia, 3-1 Bitonto, ha chiuso il primo tempo sotto di 1 la squadra campione d'Italia. Soldevia con la maglia rossa da portiere di movimento. Pernazza difende da pivot, poi laterali Tampa e Renata. Bettioli. Ha abbandonato la difesa 2-2 Marzuoli. Berte, pallone che passa vicino al palo, ma non è sufficiente. Sì, infatti la Butimà reclama una deviazione per prendere l'angolo e lo porta a casa. Arbitro 2 ha visto bene, ha comunicato arbitro 1. Qui sarà Butimà, quando quella palla è centrale e non è pressata, lì deve attaccare subito il palo, perché da lì un tiro incrociato va a finire lì sul secondo palo. Ultima, tutto dietro. Bertè, Bettioli. Bertè. Butimà. Bettioli. Ancora il recupero di Butimà. Si allunga Iosi. Dopo l'ottimo lavoro di recupero di De Siena. Curioso come un portiere come Iosi, no? Che ha delle gambe molto lunghe, sui tiri raso terra vate con gli arti superiori. Si ricomincia da Bertè. Bettioli. Soldevia. De Siena. Bettioli. Sbaglia qui il capitano del Tiki Taka, il pallone per De Siena. La rimessa del Bitonto, naturalmente torna in porta Duda. Pronta a riaccomodarsi in panchina appena le sue compagne ritroveranno il possesso palla. 7 e 11 da giocare. E mancando così tanto, sai che non mi stupirei se Gianluca Marzuoli mettesse anche lui il portiere di movimento, per far passare un po' di minuti, per non andare poi a giocarsi 8 minuti di difesa di portiere di movimento e quindi stancarsi tanto, perché poi lì le navette laterali sia degli ultimi che dei laterali iniziano a diventare pesanti. Renatigna, Pernazza fermata, ma è lei che tocca per ultimo. Alza la pressione. Bitonto non vuole far mettere. Sbaglia tutto qui! La rimessa laterale! Il Tiki Taka! Ne approfitta Renatigna e fa 4-1. Perché quella palla lì Bertè si va a mettere in quella posizione per far stringere il pivot e per poi ovviamente far giocare quella palla a Bertè dall'altro lato. Quella palla lì centrale è rischiosa da dare. Il movimento di Bertè non è un movimento per ricevere la palla, ora lo andiamo a rivedere, vedi, il movimento di Bertè è per far spostare Renata lì centrale e quindi Bertè aveva Sara Butima dall'altra parte per poter giocare, vedi, una palla un po' più semplice. Qui Renata l'ha sentito come gli squali l'odore del sangue di quella zona lì. Hai già di fronte una squadra molto forte, non puoi permetterti di fare errori di questo tipo. Si allarga vistosamente la forbice a favore del Bitonto, adesso 3 di vantaggio.
il tiki taka dopo un primo tempo magistrale, perfetto a livello tattico, di intensità, di voglia. Rischia di sfaldarsi in questa ripresa. 6 minuti e 20 e il tempo rimanente. Per il Bitonto l'ambizione è quella del secondo triplete. Per il tiki-taka l'occasione stasera era per poter alzare il primo trofeo della sua giovane storia. Ci ha creduto dopo il primo tempo col gol di Budi, ma certo ci può ancora credere, ma Dani, diventa complicato. Il parziale di 4-0 fa male. Soldevia intanto cerca una scintilla, il tiki-taka, per sentirsi ancora dentro la partita. Bettioli, Bertè, Soldevia. Ancora Bertè, Bettioli, Soldevia, Butima, ecco la palla nel mezzo. Dopo lo spostamento laterale di Bertè. Bertè, Bettioli. De Siena. Bertè. Soldevia. Ci prova. Deviazione di Lusileia. Angolo tiki-taka Francavilla. Bitonto si trasforma bene, eh? Parte rombo e poi diventa quadrata appena la palla è laterale. Il pivot fa il movimento giusto e si allarga. Sta difendendo bene. Cambiato la fase difensiva del portiere Quinto. Già lo scorso anno mister Marzuoli, prima difendeva con un 2-2 con una grande prima linea. Oh, sai che si è girata. C'è la caviglia di Lo. Scontro, sì, tra i due capitani Bettioli Lusileia. Perché è Bettioli che è caduta involontariamente sul Lu. Non so se l'abbia preso il ginocchio o la caviglia, però per fortuna si sta rialzando. Forse sai solo quella dolorosissima botta tra ginocchia. Sì, sì, sono anche un po' di spavento. Vedi qua, sì, perché è Butima che va a finire su Bettioli. Vedi lei, ecco, ovviamente va a finire sulla gamba di Lu, che era in estensione. Però per fortuna non è successo nulla. ...5-16 da giocare. Al Palaplorio di Bari. Il teatro stasera per l'assegnazione della Supercoppa del Futsal femminile. Soldevia. Bertè, Bettioli. De Siena sempre larga a destra. Soldevia, palla un po' scomoda. Butima. Raddoppiata. La palla rimane dentro. No, è fuori e ci sarà rimessa per il Bitonto. Iosi subito, palla per Renatigna, non passa. Ottimo lavoro di Bertè. De Siena, Butima! Ancora lei, Sara Butima. 4-2, si aggrappa al suo bomber il tiki-taka. Gestita molto male questa transizione dal Bitonto. Letta benissimo però da Adriani Bertè, che ha fatto partire il 3-2. Molto brava la scarico di Bertè su De Siena, se non ho visto male. Scarico di prima per Sarabuti, ma non ci ha pensato due volte la 23. Bordo campo Pedro Mazzara. Io non ho mai visto Marzuoli infuriato come poco fa con Renatigna. Gliene ha dette di tutti i colori, anche con Iosi ha avuto qualcosa da ridire col portiere brasiliano, che ha alzato il pollice come per dire: mister, hai ragione. Evidentemente tutta quella uscita gestita un po' così l'ha mandato letteralmente fuori di testa. Sai cosa? Vantaggio di 3 gol, non puoi prendere ripartenza. Cioè è questo il discorso, capito? Quindi non devi affrettare scelte, devi giocare in tranquillità. Anche se c'è una prateria devi gestire, ora è il momento di far passare tempo, devi giocare col cronometro, stai sopra di 3, stai difendendo il portiere di movimento e non devi andare a giocare sulle ripartenze. De Siena, destro deviato,
che poi si innesca un discorso di tergicristallo, no? Come è stato, ripartenza da una parte, ripartenza dall'altra, e poi lì è un 50-50. In questo momento il Bitonto non serve andarsi a giocare la partita col 50-50. Bettioli, Bertè, Sara Butima. Brava Sara, perché le ha spostate, vedi, ora è andata a finire l'un laterale. Sodevia, De Siena, palla ribattuta, Bettioli, ribattuto anche il suo destro, Lusi, lei alza il pallone, Sodevia fa in tempo a retrocedere, a bloccare il pallone con le mani all'interno della sua area. Bettioli, Bertè, Sodevia, palla che passa sotto le gambe di Lucy Leia. De Siena è chiusa lì, la deviazione di Diana Santos. Sta spendendo adesso, sta producendo il massimo sforzo il tiki-taka per cercare di accorciare ancora. Girata molto bene prima la palla, girata tutta la squadra in senso antiorario. Sodevia, destro, deviazione. Che spavento per il Bitonto qui con Iosi già per terra. Butima, Bertè, Bettioli, Sodevia, palla dentro, Butima anticipata all'ultimo, dopo il primo tocco di De Siena, occasionissima per la tripletta personale di Sara Butima. Questa da brava Bertè, da laterale sinistro a dare subito questa palla di prima con il destro sul secondo, per De Siena che è stata altrettanto brava a mettere quella palla in mezzo. Per Buma si è catapultata Diana Santos sulla palla, ha dato molto fastidio a Butima. Ma lo sta attaccando bene, lo sta attaccando proprio bene portiere di movimento, il tiki-taka, perché girano bene, non accelerano mai, non forzano mai, no, non accelerano. Lucy Leia, brava nella chiusura, prende a Bettioli, poi sbaglia Duda, pallone laterale che non arriva a destinazione, la destinazione voleva essere De Siena. Renatigna, Diana Santos, giocata verticale per Lucy Leia, per terra sull'intervento di Bettioli. Lucy Leia sta dicendo all'arbitro: se non è fallo questo, si sta dicendo mi ha preso il piede d'appoggio, quello che lei usa per fare perno, no? La protegge con il destro, si pianta il sinistro per girarsi. Renatigna, 2:43 adesso da giocare. Renatigna, palla imbucata dentro, Lucy Leia sinistro, Duda fantastica, paratina. Vero che non era forte il tiro di Lu col sinistro, bella parata questa, perché comunque era dai 6 metri, pallina anche di Diana. Iosi alza il pallone, ma direttamente in rimessa per il tiki-tac, che torna ad organizzare il suo gioco col portiere di movimento. Bettioli, Bertè, la puntata, Iosi qui in qualche modo ribatte, poi le compagne la aiutano ad allontanare la minaccia. Sodevia, Bettioli, Sodevia, palla per Butima, non le riesce la giocata, poi Sodevia determinata con un colpo di testa sul pallone che il Bitonto stava di nuovo calciando verso la porta delle abruzzesi.
1:48 è ciò che resta della finale di Supercoppa del futsal femminile, se non ci sarà chiaramente parità e quindi supplementari. Ora deve accelerare, Tikitaka non può più fare giro palla veloce, deve accelerare. Sodevia, di nuovo lei, Bertè, Bettioli, Bertè, larga Butima, riceve Sodevia, ma Butima ha subito fallo. Primo fallo subito del Tikitaka. Bettioli, Sodevia, Butima, ancora Sara Butima, tripletta. E adesso 4-3, e adesso 1:19 di palpitazioni al Palaflorio. C'è time out chiesto da Marzoli. Colpo di testa dopo il primo tentativo di Sodevia, una deviazione. E poi Sara Butima è sempre lì. Sempre là, lei è sempre sentiamo nella Marzoli, posizione sentiamo giusta. Sentiamo Marzoli. Quando accorce lui dalla parte opposta scendi un po'. Accorce lui dalla parte opposta sono tre. Già, parti un attimino prima perché metto la palla. Non scendere troppo, stai scendendo esageratamente troppo. E quella scendendo troppo non riesci poi a tornare indietro in tempo della palla. La palla è scendendo, si è meritato. Non scendere esageratamente troppo perché comunque il campo dalla parte opposta ti sta chiudendo fortemente il centro. Non c'è bisogno di fare due diagonali. Quando abbiamo la palla non la dobbiamo buttare dopo un secondo. Chiamiamo una giocata che sia uno, uscita tre, uscita tre, giochiamo tranquillo, giochiamo sta palla, cerchiamo di vedere questa palla di piedi, di scorta che non va bene, andiamo, forza, andiamo. La carica di Marzuoli, ma anche chiaramente il richiamo ad un'organizzazione adesso necessaria in questo finale di partita. Pietro Mazzala invece per l'altra panchina. Ovviamente Chiavaroli ha dato ulteriori indicazioni su come muovere e variare il tema sul portiere di movimento. Si è parlato tanto di blocchi per calcio o diretto o sul secondo palo a cercare sempre Sara Butima. Qui para Duda, vuole rilanciare subito. Bettioli, ultimo minuto. Bertè, De Siena non aggancia, la palla finisce fuori, ma la rimessa è del Tikitaka. Si arrabbia moltissimo la squadra di casa. Qui c'è un errore grave, questo non è mai fallo laterale del Tikitaka. Tutte le ragazze in maglia nera stanno protestando. Naturalmente di nuovo Sodevia con la maglia rossa, rientra Butima, tripletta stasera. 50 secondi, Sodevia, Bertè, perde per un attimo di vista il pallone e lo recupera, Sodevia, Bertè, non tira, Bettioli, eccolo il blocco che dicevamo, Sodevia, Bertè, Lusileia va in marcatura, recupera ancora Sodevia, possesso Tikitaka, 25 secondi, Sodevia, Bertè, dentro Guidotti, deviazione angolo. E qui Guidotti non doveva cercare l'area di passaggio sul secondo palo, doveva prendere quella del calcio di rigore, per capirci, del dischetto dove c'era Sodevia. Bertè, altra deviazione, altra rimessa Tikitaka. L'assalto finale, un po' disperato del Tikitaka. Il Bitotto difende, il gol di vantaggio. Mancano 7 secondi. Esatto, quindi ha anticipato una giocata, avrebbe potuto ancora fare 3-4 passaggi e poi. Tanto lo sanno, hanno un attacco, lo devono giocare fino all'ultimo. Quindi la devono far muovere la difesa. Non possono calciare a difesa piazzata. Bertè, Sodevia, Butima, la palla finisce fuori. E mancano soltanto 3 secondi. 0 Sirena, vince il Bitonto, la Supercoppa 2024 è sua.
il sesto trofeo in due anni di questa formidabile squadra, ma onore al Tiki Taka che sotto la valanga 4-1 ha saputo risalire quasi tutta la corrente, finisce 4-3, bella partita, Dani Mennini. È una gran bella partita, bisogna dare tanto merito al Tiki Taka perché oggi ha fatto una grande gara nel primo tempo, una fase difensiva che ha dato molto fastidio alle ragazze di Marzuoli che non hanno trovato mai la capacità di concludere facilmente. Secondo tempo poi episodicamente se l'è portata dalla propria con una giocata individuale di Tampa. E quell'episodio lì un po' ha levato un po' di certezza al Tiki Taka, che però non ha mollato mai, anche sotto 4-1, quando la montagna era molto alta da scalare, si sono rimesse là picchetto dopo picchetto, metro dopo metro, e sono quasi arrivate al pareggio. Bisogna dare tanto merito anche al Bitonto, ma oggi veramente questa distanza non si è mai vista. Marzuoli? Credo fosse lei che stesse... Mansueto, dici? Mansueto, pardon. Sì, sì, Mansueto, pardon. Stava piangendo. Nico non sta attraversando un bel periodo, ha un problema familiare molto grave di salute, le siamo molto vicino in questo momento. Sicuramente lei da squalificata oggi l'ha vissuta in maniera diversa. Tutta la divisione le è vicino in questo momento molto particolare per lei. Le diamo un grande abbraccio. La squadra che vince tutto nel futsal italiano femminile vince anche stasera, vince ancora la Supercoppa. Settima finale, sei trofei vinti, abbiamo ricordato Dani, unica sconfitta quella della finale di Coppa Campioni contro il Benfica, ma dopo una serie interminabile di rigori. Al nono, se non ricordo male, eravamo lì a Burela a portare in alto il tricolore italiano. Voglio veramente chiederti subito a proposito se questa squadra può riprovare. Sicuramente sì, l'assalto alla Coppa dei Campioni. Allora, sicuramente sì, rispetto a quella Coppa dei Campioni sono le stesse tranne Bianca Castagnaro, e questa cosa non è da sottovalutare, quindi è vero che Iozzi ha altre caratteristiche, però Bianca ti poteva dare quella giocata col quando ti vengono a prendere, lei esce, ti abbassa la difesa, sai, Bianca sposta tanto anche. Tanti complimenti a Marzuoli, tanti complimenti a Silvanentini, perché questa dinastia, perché ormai non possiamo che parlare di dinastia, no? Quando vinci sei trofei di fila in Italia, si parla di dinastia oggi. Quella stessa squadra in campo maschile che è stata di Tal Service Pesaro fino a qualche anno fa. Sì, è esattamente quello il paragone, il mare è lo stesso, perché stiamo parlando sempre dell'Adriatico. Credo che questa squadra però oggi abbia sudato più di quello che si poteva aspettare. Oggi pensava di e queste vittorie così poi caricano tanto. Ora portato in trionfo Marzuoli, neanche allo scudetto l'avevo visto saltato in aria. Dobbiamo fare i complimenti a questa società, all'amore che poi ha creato nel tempo con il proprio territorio, perché la città di Bitonto vive per queste ragazze. Dall'altra parte dobbiamo fare anche i complimenti a Marco Tiberio per quello che ha fatto nella propria di realtà, ha creato territorialità con tanti tifosi, tante bambine al seguito di questa squadra, quindi sono due belle realtà del nostro panorama. E dobbiamo fare i complimenti anche a Luca Chiavaroli, che già con l'auricolare ci sta ascoltando, pronto al microfono di Pietro Mazzara. Bella partita Luca, adesso Pietro chiaramente entrerà tra le righe di questo match. Qual è il rammarico più grande che hai? Scusate, ho poca voce perché ovviamente ho strillato per tutta la partita, ma è rammarico. Sicuramente c'è stato un momento della partita che avremmo potuto fare qualcosa di diverso, ci siamo schiacciati un po' troppo all'interno dell'area e poi ovviamente è più facile per loro comunque andare a una conclusione. Lì forse bisognava fare qualcosa di diverso, magari anche inserire un portiere di movimento prima per tenere il pallone e far recuperare magari le ragazze come era successo nel primo tempo. Sicuramente una squadra forte, nel momento in cui vanno avanti di 2-3 gol poi comunque dura, anche se poi col portiere le abbiamo messe in difficoltà, e questa cosa comunque è una cosa confortante per il proseguo. Pietro,
Sì, io volevo chiedere a mister Chiavaroli, è iniziato un nuovo percorso, non era facile arrivare dopo il biennio di Sedi Gagliardo, la squadra è cambiata perché comunque con Sarabutti, ma avete una soluzione molto importante là davanti, vi potete appoggiare tanto e avete fatto una grandissima fase difensiva, tant'è che il Bitonto non è riuscito a entrare in maniera pulita. Si riparte da qui? Sicuramente quest'anno stiamo cercando di marcare a uomo, comunque è la cosa che ho chiesto dall'inizio della preparazione. È ovvio che con l'ingresso di Sara come pivot, l'anno scorso c'era più un gioco di 4-0, adesso quest'anno stiamo usando sia il 4-0 che il 3-1, avendo un pivot, allungando anche quanto è possibile Alessio Guidotti, che comunque ci sta dando una mano come cambio di pivot. Bisogna sapere fare tutti e due i tipi di moduli, perché comunque è importante saperli fare. È anche vero che comunque difendendo dietro, poi avendo magari una rosa un pochettino corta, mi aiuta magari a rimanere più in partita. Era quello che avevo chiesto, di cercare di rimanere in partita il più possibile. Magari c'è stato un momento in cui non ci siamo riusciti, poi siamo rientrati nell'ultimo minuto e mezzo e non siamo riusciti a pareggiarla. Però andiamo avanti, ripartiamo da là, come hai detto tu, perché sicuramente quel tipo di difesa è quella che vogliamo portare avanti per quest'anno. Grazie a Luca Chiavaroli, tra poco con altri ospiti qui da bordo campo. Grazie Pietro, sconfitto sì, ma porterà a casa credo degli insegnamenti importanti che aiuteranno lui e la sua squadra per la stagione che sta per cominciare, Dani. Guarda, io devo essere sincero, ne avevamo parlato, no, nel prepartita, quanto tempo ci vorrà al tiki-taka per inserire un pivot come Sarabuti, venendo da diversi anni di 4-0? Come cambierà, chissà se difenderà a metà campo, se difenderà individuale oppure con i cambi. Ha cambiato tutto, perché ha cambiato tanto, e però le ragazze l'hanno iniziato a seguire subito, perché oggi il tiki-taka sembrava che giocasse già da diversi anni e non da un mese e mezzo, perché stiamo parlando di quello poi insieme. Quindi questa cosa mi è piaciuta molto, quindi mister Chiavaroli è entrato subito in empatia con le ragazze e le ragazze hanno iniziato subito a seguire le linee guida del nuovo mister. Intanto adesso quello che è diventato un rituale, la squadra sotto la tribuna con i cori condivisi tra campo e tribuna, appunto. Pietro Mazzara, ancora te. Con il presidente Silvano Entini che continua a fare spazio in bacheca, seconda Supercoppa consecutiva di fila, però si conferma che gli avversari si stanno avvicinando a voi. Anche oggi, un po' sulla falsariga della finale di scudetto, il tiki-taka vi ha messo in difficoltà e da bordo campo ho visto Marzuoli arrabbiato come non mai. Sì, oggi è stata una grandissima partita, il primo tempo ha fatto una gran bel partita il tiki-taka, secondo tempo sono entrate le mie ragazze con tanto spirito di partita, è stata una partita bella, dura e è stato un bel spettacolo per questi grandi tifosi. La cosa che le chiedo, presidente, è questa: non avete fatto mercato praticamente, avete confermato in toto il blocco dello scorso anno. Ogni anno dal Bitonto si aspettavano sempre i botti, così, perché? Perché i botti quest'anno li facciamo a Natale. Allora, la domanda è d'obbligo: con la Champions qui a Bari o perché arriva qualcuno dal Brasile? Perché arriva qualcuno. Daniele Mennini. No, io vorrei proprio Barone. Al presidente chiedere e insomma un po' allargare con lui il discorso che facevamo con Daniele. Se a questo punto è lecito aspettarsi quel salto di qualità ulteriore, cioè puntare al bersaglio grosso, cioè alla Coppa dei Campioni. Questa squadra, presidente, ha le potenzialità per arrivare anche sul trono d'Europa? L'anno scorso sai benissimo che abbiamo perso la Champions per un gol ai rigori. Quest'anno non sappiamo se grazie alla divisione, grazie al comune di Bari e grazie anche al comune di Bitonto, se riusciamo a farla qui in Puglia sarà un gran bel spettacolo e speriamo che rimanga qui, perché ogni cosa che viene qui non va quasi sempre via. Presto, già li stavi ringraziando qualcuno, quindi un qualcosa ci hai detto, perché se già stai ringraziando il comune vuol dire che insomma vi state muovendo verso quella di strada, sì, giusto? Questi giorni ci sono state delle belle riunioni verso il comune, con la regione Puglia.
perché dobbiamo portare questo sport in Italia, fatto bene, perché sai benissimo Daniele, questo è un grande pubblico. Oggi abbiamo dato di nuovo spettacolo, abbiamo riconfermato che il calcio femminile sta sempre più aumentando. Vero. Grazie e bocca al lupo per tutta la stagione, una stagione che però è cominciata già nel migliore dei modi, è cominciata concludendo quella scorsa, perché insomma questa è la Supercoppa legata alla stagione passata, ma insomma è sempre un bel modo per riavviare. Intanto guarda che belli questi abbracci, Dani, tra sì, giocatrici avversarie che però sono amiche, sono dividono l'amore e la passione per questa disciplina. Sai, il calcio a 5 femminile è tanto diverso dal maschile perché c'è un po' più di complicità, no? Anche in campo, no? C'è un po' più di pulizia fra avversari. Vabbè, facciamo parlare qualcuno che ora forse merita di parlare più di me. Ecco, alzerà tra poco un altro trofeo. Complimenti a Gianluca Marzuoli. Pietro. Mister, avete ripreso dove avevate lasciato Bari, trofeo in bacheca, però io questa volta l'ho vista molto più arrabbiato rispetto alle altre finali col Tiki Taka, sia lo scudetto di 2 anni fa, sia la Coppa Italia e anche la finale scudetto. Che cos'è che le ha dato più fastidio all'interno di questa vittoria? Perché il gol del 4-2 l'ha fatta imbestialire. Ma noi sapevamo che era una partita difficile, Tiki Taka si è rinnovato, nuovo entusiasmo, nuovo tecnico. Sapevo che non sarebbe stata una partita facile e soprattutto sapevo che a livello tattico sarebbe cambiata molto. Noi abbiamo cercato di fare il nostro meglio, nel primo tempo non ci siamo riusciti, nel secondo tempo siamo riusciti ad aggiustare qualcosina, fortunatamente abbiamo preso un po' in largo per poi farci riprendere alla fine col portiere di movimento che non è stato il massimo, però alla fine è andata bene, abbiamo portato a casa questa Supercoppa. Mister, scusami, una domanda ti volevo fare riguardo al primo tempo, no? Perché secondo me Lusilei andava a prendersi la zona di campo dove c'era più caos, dove c'era più densità, no? Poi il secondo tempo l'hai spostata, gli ha detto Lu, lì in mezzo non la prenderei mai, vattela a prendere sull'ampiezza, perché la profondità con una squadra così non la puoi mai andare a prendere, no? E lì ha iniziato a trovare un po' più di spazi e le ragazze, secondo me, anche il gol dell'uno pari, no? Che è stato il primo duello individuale vinto, perché il primo tempo non avete neanche vinto un duello individuale, lì poi Tampa si è scatenata e allora forse è stata questa la chiave secondo te? La chiave è stata nello spogliatoio nel primo tempo, ci siamo semplicemente detti che in una difesa a 10 metri non potevamo attaccare 3-1, dovevamo per forza attaccare 2-2 per aprire lo spazio, per aprire uno spazio per cercare di attaccare poi con 1-2 o con 1-1, certo. E così è successo, siamo riusciti e ci mancava la decisione giusta da prendere nei 10 metri, che non era quella di giocare 3-1, ma era quella di giocare, di aprire uno spazio, di giocare 2-2, di dare palla al pivot e di andare di rimorchio, oppure di giocarsi 1-1 in banda, senza l'aiuto che poi ci doveva dare a loro il pivot che rimaneva centrale, certo, con il nostro ultimo. Senti, ti voglio fare l'ultima domanda. Sul 4-1 hai pensato a mettere il portiere di movimento? Sì, ci ho pensato, però non eravamo pronte secondo me per fare una situazione di gioco del genere. Ho preferito difendere, poi alla fine non abbiamo difeso malissimo, no, perché nel secondo gol abbiamo preso sulla nostra ripartenza, che è stato un contro break, il terzo gol è arrivato un po' così, ma devo rivedere la partita per vedere un po' che cosa non ha funzionato. Certo, certo. Però credo che alla fine non sono stati molto 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 pericolosi loro a partire di movimento. Gianluca, l'ultima te la faccio io e perdonate amici anche a casa questo momento di estrema pescaresità. Pietro ci raccontava insomma del tuo nervosismo, dell'attenzione, insomma se stasera durante le fasi più calde del match ti è scappato un Chasant. il problema stiamo entrando nel tecnico qua, Gianluca, questa è tattica pura. Il problema è che noi abruzzesi, diciamo così, nel momento in cui perdiamo un attimo la testa, il primo comando che ci viene è l'abruzzese, quindi succede spesso purtroppo. Quindi sarà successo anche stasera, grazie. Ti lasciamo raggiungere le ragazze perché confermo che qualche volta gli è partito. Grazie a Gianluca Marzuoli, Daba. Sì, dicevo, lasciamolo raggiungere le sue ragazze. Intanto abbiamo visto anche con tanti bei sorrisi
le ragazze e il tiki-taka mettersi al collo la medaglia d'argento, la medaglia per le sconfitte, perché comunque sanno di aver giocato una bella partita. Adesso invece arriva il momento della premiazione della squadra che alzerà il trofeo della Supercoppa. C'è stata la giuria, ha votato miglior giocatrice Soldevia? Sì, Soldevia, la giuria tecnica ha votato Soldevia. Ne capisco meno di te, ma ti ho detto stasera che mi era molto piaciuta la partita di Diana. Ha fatto un grande primo tempo, ha fatto un grandissimo primo tempo Anna Soldevia, perché ha limitato Lusileia al minimo proprio, quindi ha fatto niente una gara dove, aiutata dalle compagne, perché il primo tempo del tiki-taka è stato difficile trovare una giocatrice, secondo me, che ha spiccato delle altre, perché è stato il collettivo che poi ha fatto uscire le individualità. Quindi complimenti Anna, perché ha fatto una grandissima gara. Detto che Butima ha fatto 3 gol da quella parte. Sì, Dani, lì. È vero. Sai, poi lì è molto personale, no? La giuria ha deciso così. Io sono anche, e ora c'è la premiazione del miglior portiere con Migliosi. Non dobbiamo sempre stare a vedere chi fa più gol e dargli l'MVP, dobbiamo uscire un attimo da questo cliché. E il francesismo ti dà fastidio quanto gli inglesismi, o un filo meno, secondo filo me? Meno, un filo meno. E quindi bisogna dare proprio merito, secondo me, alla grande gara che ha fatto Anna. Iosi porta a casa il trofeo come miglior portiere. Diciamo che questi sono riconoscimenti belli, ma minori rispetto alla Supercoppa che tra un po' verrà consegnata nelle mani di Lusileia, del capitano del Bitonto. Il tiki-taka ricambia il passillo di Honor. Prima era stato il Bitonto a farlo al tiki-taka, ora è il tiki-taka che lo fa al Bitonto. Eccole le ragazze stasera in nero, che poi, Dani, per alzare tutti questi trofei devi mettere su anche bicipiti importanti, perché insomma Lusileia Lusileia, Nicoletti, insomma, hanno iniziato. No, ripeto, è una squadra che è stata costruita per vincere, ha vinto secondo me in fretta. Nei piani di Marzuoli non c'era il vincere tutto subito. Il primo anno ha vinto tutto. Non era, secondo me, nei piani. Era ok, iniziamo a mettere le basi per creare un ciclo vincente. Si è trovato il primo anno già a vincere, secondo anno a vincere tutto, e terzo anno si è ripartiti subito con un trofeo. Questa cosa, vincere, io non dico mai che è facile, vincere è difficile, confermarsi è altrettanto difficile, perché le vittorie facili, io non giuro, a me non è mai capitato. Poi mi dirai, giustamente, hai vinto poco e quindi grazie. Però da allenatore stai vincendo abbastanza, però stai vincendo abbastanza. Però non è facile, perché vincere, dietro c'è veramente il classico, quello che ormai si abusa un po' anche, questo famoso percorso, no? Però dietro c'è un lavoro che dura mesi, che dura nottate in bianco, sai, quindi vincere è difficile. E vincere 6 trofei di fila, se permetti, non lo fanno in tanti poi nella storia. Vince la giacca più bella della serata, quella del dottore, per distacco assoluto, arriviamo chilometrico. Tutti quinti, lui fa primo, secondo, terzo e quarto il dottore Schiraldi. Senti, a proposito di quello che dicevi, dimmi se a questo punto, insomma, un po' come dire, fisiologicamente dobbiamo dare il Bitonto per favorito anche per lo scudetto 24-25. Attenzione però, prima Lusileia, prima la Coppa, la Supercoppa 2024 e ancora del Bitonto! Le luci, i colori, la passione, la gioia del Bitonto, la Supercoppa ancora è sua, la potrà tenere in bacheca il Bitonto, candidato ancora per rivincere lo scudetto? Sì, assolutamente sì, decisamente sì. Ci saranno altre squadre che potranno dare fastidio, mi viene in mente anche il neopromosso CMP, il Pescara, il Città di Falconara. Questa squadra ha qualcosina in più rispetto alle altre, parer mio. Bene, con queste belle immagini possiamo anche chiudere la diretta dal Pallaflorio di Bari, chiaramente ringraziando tutti quelli che hanno lavorato per noi e con noi.
Pietro Mazzara a bordo campo, il gran cerimoniere Simone De Stefanis, anima assoluta del futsal italiano insieme a tutti i suoi collaboratori. Grazie Daniele Mennini. Grazie a te e io devo dire un forza Iuri. Grazie, grazie a tutti voi amici e appuntamento ancora con il futsal sui canali di Sky Sport da Daniele Barone da Bari. Buona serata.